Ho dato mandato ad dei professionisti, quindi a degli advisor che stanno in queste ore trattando la cessione dell'Arezzo Calcio. I tifosi dell'Arezzo aspettavano i fatti, per ora sono arrivate solo ennesime parole. Quelle di Fabio Gatto del consorzio Neus Solution, tornato ieri in possesso del 99% delle quote dell'Unione Sportiva Arezzo, dopo due mesi di proclami e annunci di Marco Matteoni culminati nel mancato pagamento degli stipendi. La conferenza stampa di Gatto è durata solo pochi minuti. Il disappunto dei giornalisti presenti, che si aspettavano risposte concrete, ha avuto la meglio. I personaggi ai quali io cederò le quote dell'Arezzo Calcio saranno solidi e si impegneranno concretamente per risolvere questo problema. E quando dico concretamente, quindi non a parole, ma con i denari. Questa è l'unica cosa che posso io dire. Possiamo andare. Ad Orgoglio Amaranto, titolare dell'1% delle quote, non è stato concesso di esercitare il diritto di prelazione. Resta da capire cosa potrebbe accadere adesso. La squadra, in sciopero, accetterà di giocare domenica con il Livorno, vista la pressante richiesta del direttore generale della Lega Pro Ghirelli arrivato ad Arezzo? Ho ricevuto la telefonata del rappresentante di questo fondo, che mi annunciava che l'operazione sta andando avanti, dovrebbero poi partire i soldi destinati alle casse dell'Unione Sportiva Arezzo. Poi dopo c'è sempre da capire chi si mette intorno al tavolo, chi sono i soci, cosa si decide di fare, perché qui veramente mi sembra di essere in una situazione paradossale.